Benvenuti su canale Non aprite questo blog, io sono il Gond e qui siamo da Caffè Zanardi a Milano, pub dove inizierò a fare tutti i video, le video recensioni del canale e anche qualche diretta. Questo è un primo allestimento dello studio, il locale è aperto al pubblico, quindi anche lo studio in cui registro i video, diciamo questo scenario è aperto al pubblico, quindi se passate di qua bevetevi una birra e passate a vederlo. Oggi siamo qua a fare la recensione di It capitolo 2, seconda parte del film di Andy Muschietti, uscito nel 2017, che abbiamo già recensito sul canale, andate a vedere il video. Film che vede i protagonisti, i loser, dopo 27 anni tornare a avere a che fare con il malefico Pennywise. Tutti i protagonisti del primo capitolo si sono allontanati ormai da Derry, la città in cui sono cresciuti. Solo Mike è rimasto, non si sa perché. Una serie di eventi spaventosi lo porterà a decidere di richiamare tutti quanti a Derry per riaffrontare i propri incubi, per riaffrontare il buon vecchio Pennywise. Allora, la regia di Andy Muschietti è sicuramente al di sopra della media, è una regia fatta bene, efficace, pulita, d'effetto, ma priva di estro, priva di elementi personali. La sceneggiatura del film è stata affidata a Gary Dauberman, che è lo sceneggiatore di Annabelle, Annabelle 3 e The Nun, e già qui credo di non aver citato, insomma, tre grandi film. Non è uno sceneggiatore di grande esperienza, ma l'impressione che ho avuto, anche per le dichiarazioni di Stephen King, è che dietro a tutta questa grossa produzione ci sia un po' il suo zampino. Sicuramente Stephen King ha seguito la produzione di questo film. Ovviamente questa è la mia supposizione, però probabilmente vi farete anche voi quest'idea dopo aver visto il film. Diciamo che Stephen King non è mai stato contento della trasposizione del 1990, quella mini serie TV in due episodi che vedeva il bravissimo Tim Curry nei panni di Pennywise. I protagonisti sono più grandi e molti probabilmente si aspettano e si aspettavano una seconda parte più cupa, più spaventosa, più creepy. In realtà qua ci troviamo di fronte a un film estremamente comico, con tantissime battute, molto divertente, quasi una horror comedy. Il primo film è indubbiamente molto più cupo di questo. It capitolo 2, oltre a essere un po' una horror comedy, è anche ricco di elementi fantasy che non mi sarei mai aspettato, tantissimi mostri e personaggi creati con una CGI neanche troppo convincente, un po' al di sotto di quelle che sono le possibilità oggi. Lo schema narrativo della storia è simile a quella del primo capitolo e vede tutti i protagonisti affrontare Pennywise in una sorta di mini storie all'interno della storia principale, quindi come delle piccole creepypasta con, diciamo, jump scare finale, più o meno tutte con la stessa meccanica. Bill, qua è difficile, Bill Skarsgård è convincente, ma in questo capitolo è meno protagonista rispetto all'altro. I jump scare sono ben congegnati, funzionano e ti fanno saltare dalla sedia, faranno saltare dalla sedia anche ai fan dell'horror più sgamati. Siamo di fronte a una pellicola realizzata con grandissima professionalità, ma un prodotto estremamente mainstream, creato per essere facilmente capito e recepito da qualsiasi tipo di spettatore. Sicuramente un film molto coraggioso, perché è un film che ha il coraggio di mostrare un sacco di mostri, come dicevo non tutti realizzati benissimo, che hanno uno stile molto anni 80. Troviamo teste di ragno che ricordano la cosa, zombie che richiamano un po' la casa o Slenderman, insomma c'è un po' di tutto. Per concludere, It capitolo 2 è un buon film di intrattenimento, riesce a non annoiare grazie all'elevato numero di battute estremamente divertenti, ma non è certo questo che ci si aspetta da un film horror. Jump scare che fanno veramente saltare dalla sedia, ma infatti adesso ho sentito, ma cos'è veramente, sto tagliando? Adesso aspetta una... Ma cosa sta facendo? Vieni qua su. Dai, vieni qua su. Facemi del caffè Zanardi. Passate, bevetevi una birra e venite a vedere il nuovo, diciamo, studio di Non aprite questo blog. Film consigliato a chi si approccia per la prima volta all'horror, quindi ragazzini, giovani, ma anche per chi è... Ma meglio il primo o meglio il secondo?
No, sai perché? Questo non taglio. Taglio. Ah, stai ancora registrando. E certo, tutto. No, ma no, adesso rifacciamo una puntata apposta. Va bene. Allora vi saluto. E niente, consiglio il film anche a chi è un onnivoro di genere horror e sa, insomma, apprezzare qualsiasi tipo di film, dal più comico al più mainstream. Guardatelo. Questo è tutto, anche perché qua stanno tagliando con la motosega, quindi praticamente non so se si sentirà. Insomma, ci organizzeremo meglio la prossima volta. E questo è tutto per la recensione di It capitolo 2. Se il video vi è piaciuto mettete like, iscrivetevi al canale, cliccate sulla campanella per ricevere le notifiche, commentate qua sotto e ci vediamo al prossimo video. Zzz, zzz, zzz.